Il titolo della trasmissione è La sicurezza è un diritto e ormai è un diritto sancito anche da regolamentazioni, a volte chiarissime, a volte un po' meno, però con Luigi Tedesco ne parliamo proprio di questo, no? Intanto le aziende si trovano di fronte per la prima volta nella loro storia a dover un po' verificare questo, si ne parla tanto, no? Di Green Pass, eccetera. Com'è? Che cosa succederà da metà ottobre in poi per le aziende? Sì, intanto grazie di questa opportunità e un saluto a tutti voi. Allora, come sappiamo, dal 15 di ottobre va in vigore il decreto cosiddetto Green Pass, cioè il decreto che obbliga le aziende in tutti i settori, dagli uffici alle aziende estrattive, a controllare e verificare che ogni dipendente, ogni accesso, diciamo così, all'azienda venga comunque preceduto dalla verifica del Green Pass. Il Green Pass, che come sapete può essere ottenuto attraverso sostanzialmente quattro momenti, o con la prima dose del vaccino, Certo. o con tutte e due chiaramente le dosi del vaccino, oppure con i tamponi molecolare o quello rapido. Allora, è chiaro che l'accesso deve essere verificato ogni giorno perché, come sapete, il tampone, per esempio, rapido dura 48 ore, Certo. no? E quindi bisogna verificare ogni volta perché dopo 2 giorni chiaramente scade. Allora, questo obbligo spetta al datore di lavoro. Quindi il datore di lavoro de deve mettere in campo tutte quelle, diciamo, strumenti necessari a poter garantire e comunque, diciamo, a seguito di controllo poter verificare che gli accessi sono stati tutti Regolari. regolati con Green Pass. E qui scattano tutta una serie di, diciamo, di complicanze anche nell'interpretazione del decreto. Interpretazione perché comunque c'è un passaggio in cui dice a campione, dall'altra parte c'è scritto anche verificare tutti gli accessi. Quindi siamo, diciamo, un po' in bilico e aspettiamo il È decreto. da interpretare, come un Interpretare. po' purtroppo accade quando, soprattutto quando ci sono emergenze. Esatto. E le aziende, io ho girato parecchie aziende, mi hanno chiamato, in questo momento è l'argomento principe, insomma, no? Da questo punto di vista. E quindi quando scatta la delega, perché chiaramente non è che il datore di lavoro sia fisicamente presente quando c'è Certo. questa verifica, no? E quindi le deleghe, quindi il datore di lavoro deve delegare una delega scritta colui o colei che fa queste verifiche. Ci sono anche degli strumenti, diciamo così, informatici, tra virgolette, come e anche digitali, no? Certo. Che automaticamente ti permettono di entrare in azienda beggiando solamente se il Green Pass In è regola. in regola. E come dicevo prima, ci sono parecchie difficoltà da questo punto di vista. Vi faccio un esempio per tutti. Immaginate che arrivi un camionista, no? Perché bisogna verificare anche tutti gli esterni, evidentemente, Certo. no? Quindi arriva un camionista, magari dall'est, quindi un rumeno, un russo, che ne so, eccetera, e loro hanno fatto il vaccino con lo Sputnik, che lo Sputnik Non è riconosciuto, non è certo. riconosciuto, quindi lì diventa un altro bel Problema. problema da gestire. Quindi non li fai scendere dalla cabina. Insomma, diciamo che è tutta una serie di corollari per la gestione che è importante parlarne, secondo me, per non incappare poi in sanzioni. E guardate che le sanzioni sono abbastanza pesanti, sia Certo, per il certo. datore di lavoro, ma sia anche per il dipendente che o non ha avvisato l'azienda che non è in possesso del Green Certo, Pass, e quindi è responsabile e per lui. quindi se lui entra praticamente è un'entrata abusiva. Sì. Quindi si va addirittura anche nel penale, tra virgolette, oppure colui che l'ha avvisato e quindi che non ce l'ha e quindi non può entrare, quindi deve stare a casa, in questo caso non è Non sensibile retribuito, di sì. pena, però non è retribuito e quant'altro. Questo è quello che a me preme, e mi prendo la mia libertà di interpretativa, insomma, è solo mia, diciamo così. Ma la filosofia di questo decreto non è tanto il fatto di avere solo il discorso del Green Pass, no? Per Certo. l'accesso, perché se ci pensate bene, fino a qualche giorno fa, anche adesso, fino al 15,
lavoriamo tranquillamente con tutti gli Certo, accorgimenti, senza, perché sì, insomma. comunque la mascherina, ma si mantiene il protocollo precedente, Precedente, insomma, certo, no? vero, Quindi la eh? mascherina, la Distanziare. sanificazione, il distanziamento, e abbiamo l'indice RT si è abbassato, quindi in teoria, no? Quindi dice, Funziona. perché allora sto Green Pass, visto che stiamo lavorando normalmente? Perché, signori, la filosofia, secondo me, è che il governo vuole che tutti noi facciamo il vaccino. Certo, Questa è la verità. certo. Quindi tutto il resto ha questo obiettivo. E quindi è, come dire, tutto quello che ha messo in campo il governo è per andare verso questa E va a strada. punzecchiare tutte le realtà perché comunque va a Esatto. toccare il mondo del lavoro, quindi l'area sindacale, le aziende, perché poi calcoliamo, ci sono aziende di poche persone, l'artigiano, comunque ci sono aziende di migliaia di persone, quindi è un problema dilatato. Non, diciamo che vabbè, la normativa è chiara perché poi come sempre le leggi vanno interpretate. Questa fase che è un po' a interpretazione è concessa fino appunto a metà ottobre, ma sarà sicuramente più rigida dopo e quindi come dicevi tu, il rischio di sanzioni dopo non c'è nulla a cui appellarsi, quindi è meglio informarsi prima per evitare comunque di avere un controllo, una verifica. Poi dovrà essere tutto certificato perché ci saranno gli accessi, i non accessi, eccetera. Quindi c'è una Esatto, serie di problematiche che è meglio informarsi perché sì. la legge non ammette ignoranza, ma in questo caso l'ignoranza è ancora più Sì, anche gravosa. perché ci troviamo, come dire, in un'emergenza sanitaria nazionale, per cui dobbiamo vederla sotto questo Sì, aspetto no. qui, non è specifico di aziende, cioè È noi ci anche una novità, occupiamo, quindi. certo. Noi ci occupiamo di sicurezza sul lavoro, quindi ogni azienda deve calarsi sulla propria realtà e fare tutto quello che è necessario al fine di contenere i rischi di un infortunio e di un incidente, quello che è. In questo caso, invece, qualcosa che richiede è tutto il sistema Certo, che deve certo. L'ambiente, partecipare a l'ambiente, questo, anche perché poi torniamo anche a casa, no? Andiamo in hotel, andiamo al certo. Certo. ristorante, andiamo a fare la spesa, voglio Andiamo in dire, famiglia comunque, certo. è un qualcosa che riguarda anche la vita, diciamo, al di là del Della lavoro, comunità, no? E certo. quindi è sotto questo aspetto. Poi ci sono altre cose che vi indicheremo per come gestirlo, che secondo me sono molto importanti e ci porteranno ad essere, di avere la consapevolezza, sto facendo tutto quello che era necessario. Quindi, diciamo, nella seconda puntata, forse se vuoi, parliamo anche di Andiamo questo. nel dettaglio. Grazie Grazie. a voi.